Ciò premesso, iniziamo la carrellata con 5 video che ti spingeranno a passare la notte in compagnia di una PlayStation o di una Xbox invece di un amante. Al quinto posto troviamo la serenata con sorpresa. Il marito slash fidanzato pensa di fare una sorpresa alla moglie slash fidanzata, ma in realtà è lei che la sta facendo a lui. Uy, no, no, cantemos. Ay, muchachos, ay, ay, qué pesar. Te amaré toda la vida. Todos los. Uy, no, 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 no. Uy. No, 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 no. Terribile, soffro io per lui. Cosa possiamo dire a un uomo che rientra a casa la sera con un regalo per la moglie e scopre che il suo piccolo mondo è un'illusione perché la consorte non lo ama, perlomeno in maniera esclusiva? La prima reazione è quella di appoggiargli fraternamente una mano sulla spalla e dirgli: guarda, poteva andare peggio, potevi essere sposato slash fidanzato con una che passa la vigilia di Natale a fare denunce penali. E no, non stiamo parlando di una poliziotta. Subito dopo potremmo aggiungere anche un: scusami, il peluche ti serve? Perché è il 31 dicembre e non ho ancora preso un regalo per la nipotina. E poi, naturalmente, resterebbe da valutare l'aspetto giuridico della propria condotta, perché sì, in questa top 5 è proprio il caso di dire cornuti e mazziati nella stragrande maggioranza delle ipotesi, ma tecnicamente portare una banda sotto casa di qualcuno e farla suonare la notte potrebbe costituire disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone. Il reato di molestia è regolato dall'articolo 617 del nostro codice. Il reato di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone dall'articolo 659. Quest'ultimo reato in particolare prevede che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, o suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Quindi sappiate che se oltre alla moglie Bippa avete un vicino di casa particolarmente sensibile ai rumori, correte il rischio di essere puniti e perseguiti anche penalmente. E se pensate che questo sia il peggio, aspettate di vedere gli altri video. Al quarto posto abbiamo l'amante che, minacciato dal marito, decide di giocarsi il tutto per tutto, calandosi dal balcone, sfruttando la complicità di un vicino di casa. Ora il video si interrompe qui, ma sappiate che quest'uomo è sicuramente sopravvissuto. Come Duke nel film dei G.I. Joe, credo. Parlando seriamente, è vero che anche l'autolesionismo in alcuni casi può costituire reato. Ma certamente questa condotta non è penalmente rilevante. È semmai lo sventurato amante che potrebbe avere qualcosa da ridire sulle minacce proferite dal marito. Le minacce sono infatti un male ingiusto che danno diritto ad ottenere un congruo risarcimento per la paura subita. In questo caso, peraltro, le minacce hanno anche spinto l'amante a darsi alla fuga in maniera estremamente pericolosa attraverso la finestra e un classico lenzuolo legato da qualche parte. Io non sono di questa opinione, probabilmente perché ho DNA in parte siciliano, ma non mi stupirei più di tanto se un giudice civile applicasse alla fattispecie in esame l'articolo 2043 del nostro codice civile, ritenendo le minacce proferite dal marito causa del danno ingiusto subito dall'amante e consistente ovviamente in tutti gli effetti nefasti della caduta. Ecco, diciamo che in questo caso il marito cornuto è cornuto, ma perlomeno il matrimonio
straziato è stato l'altro. Al terzo posto troviamo il marito vendicativo, che quando vede sua moglie fra le braccia di un altro fa questa cosa qui. Questo marito applica la legge del taglione. Tu ti sfondi mia moglie e io ti sfondo la moto gettandola giù dalla scogliera. Ragazzi, noi ci scherziamo, ma questi casi arrivano davvero in tribunale e abbiamo giudici e avvocati che devono riuscire a restare seri mentre difendono l'una o l'altra parte o le giudicano. A questo proposito è da rilevare che il marito compie il reato di danneggiamento. E lo consuma perché sostanzialmente la moto è un bene esposto alla pubblica fede. Tenete presente che il reato di danneggiamento è stato riformato di recente mi pare nel 2018, motivo per cui attualmente non è che basta distruggere qualcosa di qualcuno per consumarlo, ma si può consumare soltanto in casi specifici. E questo, come ripeto, vi rientra. Se l'argomento vi interessa, facciamo un altro video divertente a tema. In questo caso, comunque, è utile sapere che il marito consuma quel reato lì e che, in teoria, potrebbe uscirne con una messa alla prova, sempre che si offra di risarcire il danno alla persona offesa dal reato. E la messa alla prova ha una durata pari alla pena che sarebbe stata comminata. Però attenzione! Questo non significa che devi lavorare gratis per un ente per giorni e giorni e giorni. Normalmente a un giorno di condanna corrispondono 2 ore di volontariato. Arriviamo così al secondo posto in classifica. La moglie sudamericana che scopre il marito con l'amante. Devo ammettere che quando ho visto questo video per la prima volta ho avuto il sospetto che si trattasse di un falso, perché comunque è davvero troppo divertente. In ogni caso, questo video insegna una grande verità. Non sempre correre e muoversi è la soluzione migliore. Se vi trovate in una situazione simile a quella dell'amante nana e avete trovato un nascondiglio pressoché perfetto, restate fermi. Chi vi cerca difficilmente si metterà a rovesciare gli scatoloni per trovarvi e, con un po' di fortuna, altrettanto difficilmente noterà la posizione diversa dello scatolone dove vi siete riparati rispetto a quando è arrivata. Perché naturalmente l'attenzione della persona che vi sta cercando era concentrata nell'entrare in casa e dirne 4 al marito fedifrede. Sì, lo so, sono un veterano di Metal Gear. Sotto profilo giuridico c'è ben poco da dire. In questo caso la moglie, benché sia comprensibilmente arrabbiata, consuma il reato di minacce. E magari se fossimo giudici particolarmente manettari potremmo ritenerla responsabile anche di tentate lesioni, sebbene la sua vittima riesca a sfuggirle correndo molto più velocemente di lei. Quello che però mi lascia umanamente perplesso è il fatto che questa moglie se la prende esclusivamente con l'amante del marito,
Sì, poi magari si rifarà anche su di lui, ma non riesco a comprendere per quale motivo il primo istinto sia quello di inseguire una persona che con la tua famiglia non c'entra niente. Intendo dire, è stato il tuo partner a tradirti, è di lui che non ti puoi fidare. Che motivo hai di sfogarti prima con una terza persona? E mentre riflettiamo sul fatto se sia meglio mandare all'ospedale prima l'amante o il marito, arriviamo al video che si trova sul podio. Anche questo è un video fatto talmente bene da farlo sembrare un falso. Опа! А! Попались грешники! Ой, он куда? Смотри, у меня такие же трусы, блин. Второй такой. Ты-то куда, Ты-то куда, блин? Он бьет там, давай полицию вызовем. Нормально. Давай полицию вызовем. Ну и финал, блин. Ну? На, нафиг. Ебучий спецназовец. А, не, ебучий спецназовец. Прыгай давай, ну! Держу-то, блин! Это смешно, потому что... Опа! Нормально, нормально, нормально. Вот, второй. Бля, ты урод! Decidete voi se è la realtà a superare la fantasia o se viceversa siamo di fronte a un falso realizzato a regola d'arte. Fatto è che in questo video vengono consumati esattamente tutti i reati dei video che abbiamo già analizzato al quinto, quarto e secondo posto. La differenza sta nel fatto che qui le lesioni sono consumate e non tentate. E naturalmente, nel caso in cui l'amante riesca a guarire da queste lesioni in meno di 20 giorni, il reato è perseguibile a querela. Diversamente, tranne nel caso in cui abbiate procurato lesioni gravi o gravissime, il tutto si potrà risolvere con la classica messa alla prova e potreste cavarvela facendo rianimazione o qualche servizio utile a qualcuno che si trova in difficoltà, come per esempio i pazienti lungodegenti, fra i quali magari avrete la sfortuna di incontrare l'amante di vostra moglie che avete mandato in ospedale. Infine, se posso permettermi un suggerimento, i rapporti familiari si basano sulla fiducia. Se le cose funzionano, bene, se non funzionano, è molto meglio parlarne prima di arrivare al punto che abbiamo visto nei video. È meglio che il proprio coniuge sappia che il rapporto è arrivato agli sgoccioli nel salotto di casa, in una conversazione tranquilla, piuttosto che battendo alla porta mentre un tizio o una tizia seminuda si butta giù dal balcone. Rifletteteci e riflettete anche sul fatto che alcune volte, invece di tradire la moglie così tanto per, è meglio farsi una bella partita sul PC o sulla console di casa. Con un po' di fortuna, domani sul canale TV e Giocattoli potreste trovare qualche mia prodezza alla guida di una squadra di super robot. Grazie per essere arrivati fin qui e a presto. Giovanni, scusa, ma perché mi ha regalato un controller rosa? No, guarda, questa persona deve soffrire e tanto. Prenotale un appuntamento con la dottoressa Ballanzoni.